Ciao diavoletti, lasciate un mi piace per far apparire Anto. 3, 2, 1. Oh, eccoti! Oggi salutiamo Mattia! Ciao Mattia! Eh sì, guardate! C'è proprio il tuo nome, Mattia! Ciao! Ciao Mattia! E se volete essere salutati proprio come Mattia, lasciate un mi piace! E commentate qui sotto, più volte commenterete, più avrete possibilità di essere notati. Oh, ma guarda! C'è il nome di Mattia su questo foglio! Oh, è bellissimo! Ok, ma adesso vinci? Cosa dobbiamo fare? Ah, non lo so, perché siamo in questo parco mega gigante. Guardate, questo parco è veramente immenso. Sì, è super gigante. Okay. Questo parco è super gigante. Ma adesso calmati, perché dobbiamo prima pensare a cosa fare. Vinci, ho un'idea. Dai, di la tua idea. Voglio giocare a nascondino in questo parco. Oh sì, questa sì che è un'ottima idea. Sì, ma voglio giocare a nascondino pauroso. Ok, adesso sta iniziando a non piacermi la tua idea. Nascondino pauroso. Vinci, c'è tua mamma. Oh, c'è la mamma di Vinci, diavoletti. Vieni, diavoletti. Adesso verrà la mamma di Vinci. E giocheremo a nascondino pauroso. Da questa parte. Giusy, diavoletti, guardate, lì c'è la mamma di Vinci. Giusy, vieni qui, siamo qui. Dai, ti stiamo aspettando, dobbiamo giocare a nascondino. Dai, muoviti. Giusy, vieni qui. Vinci? Cos'è successo? Diavoletti, la mamma di Vinci è scomparsa? Cosa? No, aspettate. Ehi, Giusy, dove sei? Giusy, eri proprio qui. Dov'è la mamma di Vinci? Cosa è appena successo? Era proprio qui, l'abbiamo vista tutti, ma adesso non c'è più, è sparita nel nulla. Chi ha rapito la mamma di Vinci? Oh no, questa situazione è molto spaventosa. Qui è successo qualcosa, proprio adesso, perché... Vinci, ho veramente molta paura, scappiamo da questo parco! No, non dobbiamo scappare da questo parco, torna qui! Vinci, chi ha rapito Giusy? Ah, dobbiamo scoprirlo, è l'unico modo per farlo è restare qui, non scappare. Quindi, ok, cos'è appena successo? Mamma stava arrivando, era proprio qui, l'abbiamo vista praticamente tutti. E poi all'improvviso, puff! Come se fosse stata rapita. Ma da chi? E questo è il mistero. Dobbiamo proteggerci. Da chi? Si è rotto. Ok, neanche uno stecchetto di legno vuole proteggerci. Vinci, cosa dobbiamo fare? Ok, adesso sto iniziando ad essere veramente molto triste, perché... Dov'è la mamma di Vinci, diavoletti? Sì, ma... noi dovevamo giocare a nascondino e adesso non possiamo, perché è successa una cosa molto brutta. Giusy! Ok, Vinci, qualcuno ha rapito la mamma di Vinci. Esploriamo la zona, venite. Diavoletti, dove sta andando Vinci? Vinci, attenzione! Potrebbe succederti qualcosa di brutto. Proprio come è successo a Giusy. Ok, Anto, controlla su quest'albero. No, non c'è niente su quest'albero. Vinci, non piangere! Oh no, Vinci sta iniziando a piangere. Vinci, cosa facciamo? Vinci, troveremo Giusy, non ti preoccupare. Ehi, cosa succede qui? Dobbiamo trovare qualche traccia. Beh, questo non è d'aiuto, perché non è una traccia. Vinci, Giusy indossava un cappello? Sì, indossava un cappello di colore bianco. Di colore bianco? Stava arrivando ed indossava proprio un cappello di colore bianco, quindi alla ricerca del cappello di colore bianco. Ma non c'è niente qui. Vedete il cappello della mamma di Vinci? No, vedo solo prato. Soltanto prato. Vinci! Okay. Cosa? È di colore bianco, non si tratta del cappello, ma si tratta di qualcosa di molto spaventoso. Vinci, chi ha messo questi fogli su quest'albero? Leggi. Vinci, no, io non voglio leggere. Beh, invece sì, perché potrebbe trattarsi del mistero, quindi leggiamo. Vinci, io voglio solo salvare Giusy. Che c'è? Leggi la prima riga di questo foglio bianco. Abbiamo rapito Giusy? Chi? Chi ha rapito Giusy? Ci sarà il nome proprio qui. La mamma di Vinci? Oh. Adesso dovete trovarci. Trovarci? Chi? Trovare? Cosa? Giocate a nascondino con noi? I mostri di Garten Oben-Ben? Sì, hanno rapito Giusy? La mamma di Vinci? Ok. Vinci, scappiamo da questo parco? Oh. Vinci, aiuto! Ma non possiamo
possiamo scappare, vieni qui. Vinci, dai, io voglio scappare. No. Questo è un mistero che ci riguarda, quindi dobbiamo risolvere questo mistero. E l'unico modo è giocare a nascondino con i mostri di Garten Open Ben. Ma io non voglio giocare a nascondino con loro, è troppo pauroso. Lo so, ma tu volevi giocare a nascondino pauroso, quindi più pauroso di questo cosa c'è? Ok. Dobbiamo giocare a nascondino con i mostri di Garten Open Ben solo in questo modo. Forse, spero, salveremo mamma. Ok, dobbiamo salvare la mamma di Vinci. E io faccio tutto questo per Vinci e per la mamma di Vinci. Ok, Anto, ma qui c'è scritto altro, continua a leggere, magari c'è qualche notizia importante. Oh no, i mostri di Garden Open Ben. Passiamo oltre. Vinci, ho il cuore spezzato. Lo so, anch'io, ma adesso passiamo oltre, non voglio più guardare la foto dei mostri di Garden Open Ben. Ok, basta. Se troverete tutti i mostri di Garten Open Ben, i mostri libereranno la mamma di Vinci. Ok. Ok, quindi questo foglio sta insinuando che in questo parco mega gigante si nascondono i mostri di Garten Open Ben. Ah, il mostro arancione, la medusa! Di certo con quello non ti difenderai, ma... Hopi la Board si trova su quest'albero perché dobbiamo fare molta attenzione. Una medusa può nuotare, un uccello può volare, quindi Hopi la Board potrebbe essere anche qui da qualche parte. Vinci, dobbiamo stare molto attenti. Ok, inizia la challenge! Nascondino pauroso con i mostri di Garten Open Ben. Ok, avanziamo? Vinci, ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Ciao Fogli. Vinci, vieni qui! Dobbiamo trovare tutti i mostri di Garten Open Ben! Quindi adesso siamo alla ricerca dei mostri? Ok. Il primo che voglio trovare è il mostro rosso! No, io voglio trovare Jumbo Josh! No, Vinci, il mostro rosso! Questo è più facile da trovare perché il rosso si vede subito! Ok, andiamo alla ricerca del mostro rosso di Garten Open Ben! Mostro rosso? Diavoletti! Vedete qualcosa di rosso qui? No, soltanto verde, non si tratta del mostro è solamente prato. Ok, quindi dobbiamo giocare a nascondino con i mostri. Ok. Vinci, scendi subito da qui, potresti cadere e farti veramente molto male. Adesso ho trovato qualcosa. Hai trovato qualcosa? Vinci, non è un mostro, ma possiamo difenderci. Vinci, ma che fai? Diavoletti, okay. Non c'è nessun mostro qui? No, non c'è nessuno, niente, soltanto Vinci, rami, niente. Soltanto rami, non c'è niente. Ok, dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare tutti i mostri di Garten Open Ben per salvare la mamma di Vinci. E adesso stiamo iniziando con il mostro rosso di Garten Open Ben, ma nessuna traccia. Vinci, ma aspetta, aspetta. Un luogo misterioso, lì c'è un lago. E secondo me in quel lago si nasconde il mostro arancione, la medusa. Oh no, e tu vorresti avvicinarti a quella medusa? Vinci, secondo te potrebbe rapirci? Potrebbe trascinarci nel lago? Sì, potrebbe trascinarci in quel lago e potrebbe morderci. Vinci, vieni, avviciniamoci. Vinci, ci siamo avvicinati al lago. Hopi la Bird! Vinci, non è Hopi la Bird. È soltanto... un semplice animale? Sì, è soltanto un semplice animale, non è un mostro. Ok, Vinci, dobbiamo controllare nel lago perché secondo me si nasconde la medusa. Ok. Vieni, vieni Vinci. Vinci, guarda. Hopi la Bird? No, sembrano tantissimi piccoli Hopi la Bird, ma sono soltanto animaletti molto carini. Uffa, sì. Ok, diavoletti, ci stiamo avvicinando al lago. Secondo voi, all'improvviso, una medusa... ci trascinerà nel lago? Ok, qui non c'è nessun mostro. Sembrano esserci tantissimi animali molto carini. Sì, non c'è nessun mostro qui. Ma nelle profondità potrebbe nascondersi il mostro arancione, quindi occhi ben aperti perché potrebbe far uscire i suoi tentacoli proprio adesso. Vinci, io non vedo il mostro arancione, quindi andiamo via. Allontaniamoci da questo lago. E se ci mettessimo una maschera e controllassimo nelle profondità? Io non mi tuffo nel lago. Ok, ma è l'unico modo per vedere se lì sotto si nasconde il mostro arancione, la medusa. No, Vinci, io non mi tuffo in quel lago. Ok, siamo sempre alla ricerca dei mostri di Garten Open Ben. Vinci, guarda! Cosa succede? Ho scritto qualcosa di molto... scioccante! Beh, leggi.
Zona del mostro rosso? Ok, siamo entrati nella zona del mostro rosso. Sai cosa significa? Che qui si trova il mostro rosso di Garten Nobenben. Tu dici che qui si nasconde il mostro rosso? Sì, Anto, perché guarda, qui c'è scritto zona. Quindi questo vuol dire che... Guarda, il mostro rosso è lì, ma perché sta dormendo? Il mostro rosso sta dormendo? Diavoletti, guardate! Il mostro rosso è proprio lì a terra! Perché sembra essere svenuto? Diavoletti, cosa è successo al mostro rosso? Sembra essere svenuto! Esatto, non capisco. Svegliati, siamo qui! Ehi, mostro rosso! Ehi, sveglia, sveglia! Ok, aspetta, adesso sveglierò il mostro rosso con una foglia. Vinci! Vinci! No, Vinci, non puoi svegliare il mostro rosso con una foglia, potrebbe arrabbiarsi! Ok, diavoletti, non capisco, non capisco. Perché il mostro rosso è a terra ed è svenuto? Marco, vieni da questa parte! Oh no! C'è scritto qui? Un altro foglio? Sì, sembra essere molto interessante, cioè no, molto spaventoso, ma allo stesso tempo molto interessante. Leggi. Leggiamo, diavoletti, noi dobbiamo salvare la mamma di Vinci, ricordate? Oh no, questo foglio inizia con... Oh no, il mostro rosso è svenuto? Abbiamo indovinato. Ah, ecco perché è a terra. Vinci, guarda. Ecco perché non si sveglia per nessun motivo al mondo. Eh sì, perché è svenuto. Ok, continua. Per far svegliare il mostro rosso, dovete abbinare questi colori ai mostri. Cosa? Vi ricordate i colori dei mostri? Sbrigatevi. Oh no, Anto, guarda qui cosa c'è. Oh! Dobbiamo superare questa sfida? E il mostro rosso si sveglierà? Questi mostri sono tutti in bianco e nero. Non si capisce quale sia il loro colore. Tocca a noi. Diavoletti, qui ci sono tantissimi colori e noi dobbiamo abbinare i colori ad ogni mostro. Tocca a noi scoprire il colore di ogni mostro. Noi dobbiamo scoprire il colore di ogni mostro? Esatto. Ma io non mi ricordo tutti i colori. Beh, dobbiamo ricordarli. Controlliamo il primo mostro. Allora, il primo mostro è Opila Bird. Ok, diavoletti, qui ci sono tantissimi colori. Ci sono proprio tantissimi colori. Blu, verde, arancione, bianco, rosa, rosso. Ok, Opila Bird. Rosso. Vinci, no, non è rosso. Perché no? Opila Bird è di colore rosa. Diavoletti, vi ricordate? Ok, beh, dobbiamo... vediamo se è giusto. Dobbiamo abbinare tutti i colori. Chissà se è giusto il colore rosa. 3, 2, 1... Vinci, una notifica? Vinci, è corretto! Il mostro Opila Bird è di colore rosa. Quindi abbiamo indovinato? Sì, abbiamo indovinato. Ok, se vogliamo che... quel mostro rosso si svegli? Ok. Dobbiamo abbinare tutti i colori per bene. Esatto, dobbiamo far svegliare quel mostro rosso, altrimenti non potremo andare avanti con la storia. Ok, diavoletti. Il secondo mostro è questo? Il secondo mostro chi è? Questo mostro di che colore è, diavoletti? Oh, ci sono, lo ricordo. Di che colore è, Vinci? Allora, qui c'è il rosso, blu, verde, arancione. Dai. E guarda qui che colore c'è! Bianco? Esatto, questo è il mostro bianco di Garten Nobenben. Controlliamo? Dai, provaci! Vinci? Ok, una notifica! Una notifica! Controlla, speriamo sia giusto, speriamo sia giusto! Vinci! Vinci! Hai indovinato? Questo è il mostro bianco! E vai! Ok, abbiamo indovinato due colori e il mostro rosso è ancora lì che... è svenuto. Esatto. Ok, Vinci, adesso questo tocca a me, tocca a me. Allora, questo è Jumbo Josh. Questo, diavoletti, è molto semplice, molto semplice. Aspettate, non me lo ricordo. Allora, di che colore è Jumbo Josh? Ti do un indizio. Vinci, di che colore è? Un indizio. Forse verde? Ok, diavoletti, forse verde? Oppure arancione? Non mi ricordo molto bene. Ok, speriamo di indovinare. Ok. Cosa? Notifica! Vediamo, controlliamo. Okay, Vinci? Scopriremo la verità. È giusto o no? È sbagliato? Vinci! È giusto! È il mostro verde. Ok, abbiamo abbinato tre colori. Adesso mancano gli ultimi tre. Beh, questo è semplicissimo perché è proprio davanti a noi che è svenuto. Infatti, questo è proprio davanti a noi ed è di colore rosso. Esatto. Vai!
Ecco fatto! Un'altra notifica! Stiamo indovinando tutto, siamo guardate! Bravissimi. È il mostro rosso, proprio come il colore che ha messo Vinci. Ok, adesso c'è un problema. Questo mostro proprio non lo ricordo, di che colore è? Diavoletti, ok, c'è un problema, dovete aiutarci. Noi dobbiamo salvare la mamma di Vinci. Diavoletti, noi non possiamo sbagliare, perché se sbagliassimo, la mamma di Vinci resterebbe per sempre con i mostri di Garden of Ben. Ok, Anto, ma adesso qui chi è? Ok, diavoletti, secondo me... Allora, mancano due colori, arancione e blu. Secondo me... Vinci, questo mostro è di colore blu. Sì, sono d'accordo con te. 3, 2, 1. Ok, secondo te abbiamo indovinato? Spero di sì. Vinci, è il mostro blu. Sì, abbiamo indovinato. Ok, okay. Adesso? Quindi adesso l'ultimo è il mostro arancione. Che è la medusa, è la medusa. Ok, mettiamo il mostro. Vai, l'ultimo, Vinci, l'ultimo, vai. Vai, Vinci, metti l'ultimo colore, dobbiamo salvare Giusy. Vinci, hai indovinato? Guarda, il mostro arancione è la medusa. Ok, Anto, è stata veramente molto dura, quindi adesso... Ok, ma penso che abbiamo vinto. Sì, secondo me abbiamo vinto. Sì. Abbiamo abbinato tutti i colori, guarda. Guarda chi c'è lì! Ah! Cosa? Il mostro rosso adesso non è più svenuto? È più vegeto che mai. Diavoletti, il mostro rosso è proprio lì? E non è più svenuto? Ok, Vinci. Allontaniamoci dalla zona del mostro rosso. Allontaniamoci. Ok, in fretta. Vinci, vieni. Un foglio? Cosa dice? Vinci, un foglio tutto rosso, proprio come il mostro rosso. Beh, non ricordarmelo. Bravi. Bravi, avete trovato il primo mostro? Ne mancano 5 per rivedere la mamma di Vinci. Ok, quindi abbiamo completato la sfida del primo mostro. Adesso dobbiamo passare agli altri? Sì, ci mancano 5 mostri. Ok, Vinci, dobbiamo andare sempre avanti. Ok, quindi dobbiamo attraversare tutte le zone dei mostri. Vinci, stavo per cadere in questa fossa. Ok, Anto, ma sai che il mostro rosso non è il più pericoloso e spaventoso di tutti? Sai che dobbiamo ancora attraversare la zona di Opilabor? Ah! E la zona del mostro Jumbo Josh? Vinci, che basta. È veramente gigante. Vinci, dai, basta. Andiamo sempre avanti. Magari troviamo un'altra zona. Ok, quale sarà la prossima zona? Secondo te dobbiamo continuare a giocare a nascondino con i mostri di Garden of Ben? Che domande sono, Anto? Certo che sì. Mamma stava proprio arrivando per giocare a nascondino pauroso con noi, ma adesso, puff, è sparita. Oh no, ok. Lì c'è proprio un'altra zona. Hai visto un'altra zona? Sì, e non ti dico di chi è perché dovrai vederla con i tuoi occhi. Cosa? Ah! Questo è il tentacolo del mostro arancione? Uh-huh. Andate sempre avanti? Sì, dobbiamo andare sempre avanti. Vinci, perché dobbiamo andare sempre avanti? Perché forse il mostro arancione ci rapirà con i suoi tentacoli lunghissimi. Vinci, e perché ci stiamo avvicinando al lago? Oh, non lo so, perché forse questo lago appartiene a quella medusa mega gigante. Ok, Vinci, io non voglio essere rapito. Vinci! Cosa? Ecco, abbiamo scoperto che questo è il lago del mostro arancione. Questo è il lago del mostro arancione. Chi sta uscendo dall'acqua? Diavoletti, guardate! Adesso tutto ci è chiaro. Diavoletti, questo è il lago del mostro arancione. Ok, Anto, allontaniamoci perché questa medusa potrebbe trascinarci nelle profondità di questo lago. Ok, io non voglio essere rapito. Allontaniamoci. È rientrato? Vinci, è ritornato nelle profondità. Ok, sta molto bene lì. Si fa più rivedere. Vinci, stanno scappando tutti gli uccelli? Sì. Perché stanno scappando tutti gli uccelli? Beh, ovvio, perché la medusa si trova proprio qui sotto ed è gigante e spaventosa. Guardate, diavoletti, tutti gli uccelli stanno scappando via. Sì, andate da quella parte, qui potrebbe essere molto pericoloso per voi. Ehi, ciao, tu che mi guardi. Stanno scappando tutti? Eh sì, perché una medusa gigante all'improvviso è uscita dall'acqua. Scappate, scappate! Si sono spaventati tutti, guardate come corre quello. Oh, che spavento. Vinci? Cosa? La medusa adesso è fuori dall'acqua? Ok, ecco perché tutti stanno scappando. Guardate, diavoletti! La medusa
è uscita dall'acqua? Adesso si trova in un buco? Vinci, la medusa si trova in un buco! Ok, ma non può uscire da lì? Ehi, medusa, non riesci ad uscire? Oh no, la medusa è rimasta incastrata in quel buco. Sì. Ehi, cosa vuoi tu? Forse vuole avvisarci solamente che la medusa è bloccata lì dentro. Perché si stanno avvicinando tutti? Non lo so, ma adesso sono molto vicini. Si stanno avvicinando tutti. Ok, Vinci, qui è pieno di foto, guarda, è pieno di foto della medusa. Sì, perché questo è il lago del mostro arancione, quindi questa zona appartiene alla medusa mega gigante. Vinci, guarda, ci sono tantissime foto. Cosa? Vinci? Questo foglio è molto importante. Cosa dice? Vinci, noi dobbiamo salvare Giusy, quindi dobbiamo completare tutte le sfide. Sì. Il mostro arancione è rimasto incastrato in quel buco? Sì, l'abbiamo visto tutti. Non riesce ad uscire? Per far uscire il mostro arancione da quel buco, dovete trovare l'interruttore. L'interruttore? Ah, diavoletti! Allora, il mostro arancione, la medusa, è rimasto incastrato lì dentro? E noi, cliccando un interruttore, potremmo riuscire a sbloccare quel buco e quindi a far uscire la medusa da lì? Ma dov'è questo interruttore? Molto strano. Ok. Interruttore... Oh, dove potrebbe mai trovarsi l'interruttore? Oh no, adesso... Guarda, molto gigante, avviciniamoci. Tu dici che... Hai visto l'interruttore? Per caso hai visto un interruttore nei paraggi? Hai visto un interruttore? Non vuole risponderci. Ok, Yanto, ma adesso sta iniziando a venirmi un dubbio. Dimmi. L'interruttore potrebbe nascondersi anche nelle profondità di questo lago. E se così fosse... No, io non mi tuffo. Vieni, dai, vieni. Ok. Dai, vieni, Vinci, vieni. Dov'è l'interruttore? Hai qualche idea? Non lo so, Vinci, noi andiamo sempre avanti. Qui? No, Vinci, in mezzo alle piante non c'è niente. Perché? Uno scoiattolo? Diavoletti, guardate. Forse ci vuole portare dall'interruttore? Dai, scoiattolino. Si sta avvicinando lì? Dove ci sta portando? Vinci, si è avvicinato? Vicino all'interruttore? Grazie mille, scoiattolo. Adesso andando via? Sì. Ehi, vogliamo ringraziarti, vieni qui. Vieni qui, dove vai? Dobbiamo cliccare questo interruttore? È l'unico modo per far uscire quella medusa da quel buco. Possiamo salvare quella medusa soltanto cliccando questo interruttore. Ok, Vinci, adesso clicchiamo questo interruttore. Cosa? È verde, quindi questo significa che... Oh, diavoletti, è diventato verde? Abbiamo sbloccato... La medusa è dietro di noi! Tutti stanno scappando, tutti stanno scappando! Ok, è proprio lì! Ti abbiamo liberato, quindi non farci del male! Adesso è diventato verde? Oh, sono molto felice! Ok, Vinci, ma adesso la medusa vuole attaccarci, quindi scappa! Oh, diavoletti, no. dobbiamo scappare! Ma noi abbiamo aiutato quella medusa... Ah, sto per cadere! Stavo per cadere, ok. Capisco perché ci sta inseguendo. La medusa corre molto veloce, scappiamo. La medusa è proprio dietro di noi. Ah, guarda, la medusa è proprio lì. Vinci, non ce la faccio più a correre. E se mi tirasse con un tentacolo? Aiuto, Vinci. La medusa è scomparsa, la medusa è scomparsa. Vinci, adesso, Vinci, guarda, un altro foglio. Adesso cosa dice? Bravi, avete trovato il secondo mostro? Adesso ne mancano quattro? Fio. Oh, guarda questa faccina. Sto iniziando a piangere. Cosa c'è adesso? Guarda, guarda cosa c'è dietro di te. Vinci, guarda. Cosa? Zona del mostro rosa? Quindi stiamo parlando di... Opila Bird. Opila Bird. Poverino. Cosa Ehi, ci fai lì? Diavoletti, Opila Bird è in pericolo? È annegato. Oh, Vinci, guarda! Il mostro rosa è annegato? Sì, il mostro rosa non riesce ad uscire dall'acqua. Opila Bird è in pericolo? Opila Bird, non riesci? Non riesci ad uscire? Oh no, Opila Bird è proprio nel lago. Vinci, ok. Leggiamo questo foglio. Ok, inizia con... Oh no! Oh no! Povero Opila Bird! Povero Opila Bird, guardate!
Ok. Continua. È caduto nel lago e adesso non riesce a nuotare? Oh, non riesce ad uscire dall'acqua? Oh, forse Hopi la Bird, mentre stava volando in cielo, è caduto ed è annegato in acqua. Oh, se volete salvare Hopi la Bird, dovete riuscire a disegnare perfettamente Hopi la Bird. Challenge di disegno? Challenge cosa? Di disegno? Ok, Vinci. Vinci, chi disegna Hopi la Bird? Ci provo io. Ci provi tu? Sì, ci provo io, ma quello che... Attenzione, Vinci, attenzione. Devi disegnare perfettamente Hopi la Bird. Oppure Hopi la Bird resterebbe per sempre annegato nell'acqua. Ok, ma ci provo. Inizia a disegnare. Il foglio è qui. Dai, hai... Non c'è solamente il foglio qui. Ci sono anche tutti i colori di Hopi la Bird. Il rosa, il viola e il giallo. Ok, vai Vinci, inizia a colorare. Ok, iniziamo dal rosa. Vai. Vai Vinci, vai. Ci disegna provo. Hopi la Bird. Dobbiamo farlo per Hopi la Bird perché, hai visto? È proprio nel lago e non riesce ad uscire. Ok, Vinci sta disegnando Hopi la... Sto cercando di farlo perfettamente. Vinci riuscirà a fare perfettamente questo disegno? Dai, fammi vedere. Oh, hai disegnato Hopi la Bird? Guardate. Sì, hai disegnato perfettamente Hopi la Bird. Okay. Diavoletti, date un voto a questo disegno da 1 a 10. Commentate qui sotto. Oh, Vinci! Cosa? Hopi la Bird? Adesso è fuori? Adesso è fuori! Oh, Vinci, guarda! Hopi la Bird è lì! Quindi questo significa che ho completato la challenge di disegno? Ok, Vinci, questo significa che dobbiamo scappare, lo sai? No, io voglio accarezzare Hopi la Bird. No! Fermati, Vinci, attenzione, ci sono i mostri, vieni! Ok, Vinci, vieni qui! Cosa? Un foglio? Bravi, adesso mancano gli ultimi tre mostri. Riuscirete a salvare la mamma di Vinci? Cosa? Vinci, abbiamo trovato il mostro rosso, il mostro arancione e il mostro rosa Hopi la Bird. Andiamo avanti, andiamo avanti. Diavoletti, secondo voi riusciremo a salvare la mamma di Vinci? Giusy! Dove sei, Giusy? Giusy! Dov'è la prossima zona? Prossima zona? Ok. Prossima zona. Dobbiamo continuare a cercare i mostri. Vinci, dobbiamo andare sempre avanti. Cosa? Vinci! Vieni qui. Cosa? Diavoletti? Questo è un foglio? Cosa dici adesso? Vinci! Oh, sarà molto difficile trovarmi? Vinci, il mostro verde ha detto che sarà molto difficile. Che c'è, Vinci? Perché stai urlando? Cosa c'è qui? Cosa? Siamo vicini al mostro verde Jumbo Joe. Vinci, andiamo sempre avanti. Magari troviamo qualcosa. Qualcosa. Hai trovato qualcosa? Sì. State attenti. Oh, come pensavo. Ok, rimettiamo questo. Sì, ma non mi piacciono questi messaggi. Ok, andiamo sempre avanti perché lì c'è un altro foglio molto strano. Ok, adesso questo cosa dice? Oh! Il mostro verde vi lancia una sfida? Una sfida? Adesso anche Jumbo Josh? Oh no! Dovete riuscire a trovare... Cosa? Dobbiamo trovare due peluche dei mostri di Garden Hob & Ben? Ma... Rari. Rari? Sì. Ma io non ho mai visto i peluche dei mostri di Garden Hob & Ben. Oh no, dobbiamo cercare i peluche forse dei mostri? Su quest'albero? No, Vinci, non c'è niente sull'albero. Vinci! Potresti cadere, Vinci! Oh, Vinci! No! No, è soltanto una foglia. Controlliamo su quella panchina. Ok, diavoletti, ci stiamo avvicinando a quella panchina. Una persona si è seduta. Ha occupato quella panchina, quindi... Oh, fail. Ok, andiamo sempre avanti, Vinci. No, no, basta, smettila. Non dobbiamo cercare sugli alberi, ma dobbiamo cercare nei posti molto rari e molto misteriosi di questo parco. E potrebbero... Lì! Cosa? Possiamo cercare Vinci. Lì. In quei cestini, diavoletti, lì ci sono dei cestini della spazzatura, venite. E lì dentro potrebbero nascondersi i due peluche rari dei mostri di Garden Hob & Ben, non credi? Sì, avviciniamoci a quei cestini della spazzatura. Vinci, io sono molto confuso. Oh, tranquillo. Ci siamo avvicinati al cestino? Bene. Ok, diavoletti, secondo voi nel cestino della spazzatura... Vinci, vedi anche tu? Quello verde e quello rosso. Wow, abbiamo trovato i due peluche rari? Sì, sono proprio due peluche molto rari. Ok, prendiamoli. Vinci, no, non puoi prenderli. Il mostro verde ha preso vita. Wow!
Vinci! Ci sta seguendo, ci sta seguendo! Ok, diavoletti, ci siamo nascosti qui dietro. E guardate, il mostro verde è proprio lì. E meno male che non ci ha visti. Non dobbiamo farci sentire, quindi silenzio. Acciù! Vinci! Il mostro verde potrebbe... Ci ha sentiti, ci ha sentiti! Ok. Trovato il quarto mostro. Adesso manca il quinto e il sesto. Io voglio solo rivedere la mamma di Vinci. Perché è successo questo oggi? Vinci! Andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, Vinci, andiamo sempre avanti. Cosa? Cosa c'è lì? Due fogli bianchi? Sembrano fin troppo bianchi, non credi? Sono i fogli del mostro bianco? No, non c'è nessun mostro bianco. No, non c'è nessuno dietro di te. Ok, andiamo sempre avanti. Non c'è nessun mostro bianco. Vinci, cosa? Zona del mostro bianco? Vinci, io voglio solo salvare Giusy. Il mostro bianco vi sta spiando? Cosa? Il mostro bianco ci sta spiando? Ok, dov'è? La sfida è... Dovete riuscire a trovare il mostro bianco. Il mostro bianco! No, è soltanto una persona. Il mostro bianco è qui dietro, è qui dietro. Tu dici che si nasconde qui dietro? Qui dietro! Ah! No, non c'è nessuno dietro quest'albero. Non c'è nessuno. Guardate, diavoletti, ci sta spiando Vinci, ci sta spiando. Quindi, diavoletti, il mostro bianco in questo momento sta vedendo tutto quello che noi facciamo. Allora aspetta, tieni. Ci sta spiando in questo modo, diavoletti. Sì, si sta anche nascondendo. Ed è molto impossibile trovare il mostro bianco. Mostro bianco, dove sei? Esci fuori! Forse sei dietro quest'albero? 3, 2, 1... No, non c'è nessuno dietro quest'albero, ok? Mostro bianco, mostro bianco... Cosa? Vinci, guarda! Cosa? Il mostro bianco è sopra quell'albero? Perché ci stai spiando dall'alto? Oh no, diavoletti, abbiamo trovato il mostro bianco? Che... è arrampicato su quell'albero? Ma come ha fatto ad arrampicarsi su quell'albero? Perché il mostro bianco è molto agile, come uno scoiattolo. Ah! Ok, non spiarci mai più, per favore. Vinci, è andato via. Il mostro bianco è andato via. No, Anto, abbiamo seminato il mostro bianco da un bel po'. Ok. Vinci, ci siamo avvicinati ad un'altra zona? Lì vedo un colore molto familiare. Ok, quello è il mostro blu? Avviciniamoci. Diavoletti, questo è il mostro blu di Gus e Noben Ben? Che c'è? Vinci, aiuto! Aiuto! Togli! Si era incastrato il ramo nel tuo cappello! Zona del mostro blu? Cosa? Questa è la zona del mostro blu, l'ultimo mostro. Ok, e qui c'è il mostro blu in diverse colorazioni. Sì, il mostro blu di colore grigio, di colore viola, giallo, rosso, celeste, arancione. Di tutti i colori, ma... Questa è la sfida. Cosa più importante. Questa è la sfida, diavoletti, dobbiamo stare molto attenti. Leggi. Sono io l'ultimo mostro che dovete trovare. Ok, il mostro blu è l'ultimo mostro, quindi dobbiamo mettercela tutta. Per riuscire a trovarmi, dovete fare una sfida. Oh, ti pareva? Dovete trovare i miei simili, ma di colore diverso. Ecco a cosa serve questa foto. Vinci, qui c'è scritto: riuscirete a trovare un mostro di colore diverso? Solo uno. Oh, soltanto uno? Sì. Per esempio, il mostro blu di colore rosso. Ok, dove? Ma dove si nascondono questi mostri? È questa la vera domanda. Ma in questo cestino non c'è niente. Ok, ce n'è un altro qui. Si nasconde il mostro blu di colore diverso? No, Vinci, non c'è niente in questo cestino. Riusciremo a trovare un mostro blu di colore diverso? Beh, spostati da qui. Oh no, diavoletti. Io mi scoccio di cercare. Ok, si nasconde qui, attenzione, su questi rami. Vinci, attenzione ai rami. Sì, perché prima un ramo si è impigliato nel mio cappello. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a questi rami. Il mostro blu di colore giallo. No, è soltanto una persona che corre. È soltanto una persona che sta correndo, Anto. Ok, diavoletti, adesso stiamo andando sempre avanti. E lì ci sono tantissime macchine. No, su quella macchina non c'è nessun mostro, Vinci. E tantissime persone che stanno correndo con maglie molto colorate. Vinci, no? Il mostro giallo? Anche tu su quella macchina vedi un mostro? Sì, ed è di colore giallo, molto insolito, ma... molto raro. Bravi, avete trovato tutti i mostri di Garth e Noben Ben? Adesso la mamma di Vinci ritornerà da voi. Vinci,
Josie? È lì! Josie! Vieni qui, abbracciaci! Wow! Meno male!